Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Che bello, sarà super ospite a Sanremo. Oh, Gigi D'Alessio! Eccoci qua, ciao, come stai? Molto bene e sono contenta di questa celebrazione, no? A 20 anni dalla... Dopo 20 anni, insomma. Sono volati, sono poi volati, non li dimostri. Sì, meno male, questa adesso mi stai dicendo una cosa bella. E ci sarà una versione quindi nuova? Sì, è una versione fatta, arrangiata a Londra con la London Symphony, che ripeteremo quest'anno a distanza, insomma, di 20 anni. Non dici mai, è diventata una giovane donna, no? Dopo 20 anni, per me è una doppia soddisfazione, perché ricordo il mio primo Sanremo 20 anni fa, quando c'erano tutti quei pregiudizi, e fortunatamente questi pregiudizi, ovviamente, il pubblico li ha tolti e mi ha premiato, e dopo 20 anni stare qui a ricantare quella canzone. Tra l'altro ti confesso che io tutte le volte che ho fatto il Festival di Sanremo in gara e da ospite ho sempre sbagliato le parole, quindi speriamo che stasera, insomma. E infatti mi ricordavo che 20 anni fa eri emozionatissimo, appunto grazie alla tua interpretazione, alla tua bravura, hai fatto sgretolare questi muri, no, che dicevi di pregiudizio, però sì, qualche parola era un pochino diversa. Sì, no, mi sono proprio confuso con le parole, però guarda, io ti dico che l'emozione c'è sempre, perché guai se non ci fosse l'emozione. Oggi c'è anche la consapevolezza di salire su quel palco e cantare una canzone che in questi 20 anni io la suono solo col pianoforte, perché il pubblico me la canta senza sbagliare una parola. E non dirgli mai, voglio dire, è un testo che non si ripete mai, quindi su tutte parole, insomma, forse l'avrò scritta sulla carta da parati, talmente che è grande quella canzone, che è lunga, e il pubblico non ha mai sbagliato una parola. Questa è la cosa che questa sera porterò su questo palco, porterò tutte quelle persone che hanno creduto in me. Hanno creduto in te, e tu invece avevi Sanremo nel DNA, addirittura il viaggio di nozze è stato qua, Sanremo. Sì, prima, ovviamente. Stai parlando di 35 anni fa. Però insomma, 30 anni fa. Era una città che già ti aspettava, diciamo. Ma Sanremo così è una bella città, dai. Quando poi dove ci sta le città di mare, sono sempre molto belle, no? Dal palco dell'Ariston poi inizia il tour il 17 di marzo, sì, a Brescia. Dal 17 marzo faremo questa formula divertente, perché in effetti si chiama Gentile Richiesta, perché il pubblico che sceglierà le canzoni da cantare. Cioè, sera per sera io gli darò i miei 200 titoli di canzoni e loro diranno, in base a un'estrazione che farò io dal palco, arriverà l'hostess col microfono e loro diranno: mi canti Non mollare mai, mi canti Un nuovo bacio, mi canti Entriamo un del sol, e io gliela canto, un jukebox vivente. Però è vero, sono tutte tue canzoni meravigliose, ma è difficilissimo prepararsi così all'improvviso, hanno scelto quelle cantarle. Ma chi si mette paura non so cucco che filmano belle. Chi ha paura non va a letto con le belle donne. Hai proprio ragione. E infatti tu non hai mai avuto paura. Mai, eh? Mai. Va bene. Appunto, dicevi già da concorrente in gara, ospite, comunque l'emozione è sempre incredibile. Sì, perché questo palco è un palco che benedice, cioè che fa grazie, che fa i miracoli. A volte riescono, a volte no. Io posso dire che sono stato miracolato, insomma, a me il miracolo è successo. E questo miracolo me lo tengo ben stretto. E quindi niente, allora, sono contento, insomma. Molto contenti anche noi, naturalmente, di averti qui. Sei riuscito a vedere qualcosa del festival? Guarda, ieri sera sono arrivato molto tardi e quindi ti dico la verità, sono riuscito a vedere all'una e qualcosa, giusto qualcosa di Fiorello, vi ho visto un po' i telegiornali, ma Sanremo lo vedrò con calma quando finirà, mi metterò a casa e su Rai Play mi vedrò il Festival di Sanremo. Però tu sei anche un bravo presentatore, hai presentato tante cose anche di successo ultimamente. Ma diciamo che fa tutto parte dello spettacolo, la musica, perché i programmi che ho fatto, questo ultimo con Vanessa Incontrada, che è stata una compagna eccezionale, sempre di musica si parlava, quindi non è... diciamo che fa parte dell'arte, ecco, mi diverto, mi piace fare televisione in un certo modo, quando è una televisione che si fa ovviamente con la musica. Celebriamo i 70 anni di Sanremo, a prescindere dalle tue. Sì. Quale scegli? Del guarda, passato, quelle che ti ha emozionato più, che avresti voluto scrivere? Ma sicuramente Ancora, di Edoardo De Crescenzo.
capolavoro, mi sembra 1980 se non vado errato. Sembra proprio di sì, però io ti do ragione. Quindi siamo a 40 anni. Senza tempo. Io auguro a tutti i miei colleghi in gara che tutte le loro canzoni possano essere degli evergreen nei prossimi 40 anni. Questo è il regalo e l'augurio più bello che posso fare a chi fa questo lavoro. E con queste tue bellissime parole ti ringraziamo, davvero è stato un piacere. Gigi D'Alessio. Grazie a voi, un abbraccio grande, viva Radio Bruno. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu.